Freya ti ha dato la runa del viaggio per Helheim. Deve essere sbloccata sul tavolo. Concedimi un momento per dirti che ciò che stai per fare è da pazzi. E anche io non può sopravvivere a questo freddo. Spero che quelle lame funzionino. Il ponte di cui parlava Freya? No, siamo sul ponte del viaggio tra i regni, ma noi cerchiamo il ponte dei dannati. I morti lo usano per raggiungere la città di Helheim. Dobbiamo trovare il guardiano che concede l'accesso. Seguendo questo ponte, arriveremo direttamente da lui. Sai, speravo di non rivedere mai più questo luogo. Usa il fuoco delle tue lame per bruciare quel rovo di El che blocca la via. Che valeva la pena tornare a prendere le lame. A sinistra, fratello!
chi è morto di recente dovrebbe trovarsi qui. Sono troppi. I cancelli devono essere chiusi e se lo sono, allora è vero, Hel è piena. Senza le Valchirie a gestire il tutto, Hel verrà sopraffatta. Che si fa? Predoni che uccidemmo vicino alla mia casa sono venuti qui, come hanno fatto in così poco tempo. Il tempo scorre diversamente nei regni, specie in quelli legati al mondo degli spiriti. La luce di Alfheim. Al contrario, il tempo di Alfheim scorre più lentamente rispetto al Lago delle Anime, così come a El rispetto a Midgard. È complicato, lo so. Non importa, purché torniamo presto da mio figlio. Ah, vedo che impari in fretta. Yeah!
Valhalla fa parte di Asgard. Solo chi muore dignitosamente in battaglia può andarci. Coloro che muoiono con disonore finiscono a Hel. I criminali? Sì, e chi muore per malattia, incidente, vecchiaia. Chi muore di vecchiaia è indegno. Non è mai troppo tardi per andare a combattere. Aiuterai i morti a lasciare Midgard? Non penso, ma non peggioreremo la situazione. I vivi avranno un ostacolo in meno da superare per raggiungere la parte interna di Helheim. Ma chi è così pazzo da volerci andare? Il ponte dei dannati e il guardiano che si assicura che i morti siano davvero morti. Cos'è quell'oggetto? Quel totem contiene una potente fonte di energia magica, il potere di Helheim. In realtà ciò che ci serve è il suo cuore. Prendilo e andiamocene. Come? Fa un po' di casino. Ne sei capace, no?
hai il cuore, fratello. Dovrai sporcarti le mani. Ho il cuore. Mi serve qualcos'altro? Nient'altro. Ma è meglio non attardarsi, eh? Kratos. Zeus. Zeus? Mio padre. Tuo padre era Zeus. Questo spiega tutto. Cos'è quel posto? Non ci andare mai. Hai capito? Come fa a essere qui? È impossibile. È solo un'illusione. Si sa che El tortura i suoi abitanti con il loro passato. Concentriamoci, dobbiamo tornare da tuo figlio. Essere qui. Fa freddo. Fai presto, dammi le tue lame. Perché? Ho detto che ti avrei aiutato ed eccomi qui. Avanti! Ho tutti i miei attrezzi a Midgard. Torno subito. Tu non credi che te le abbia soffiate, vero? Eccole! Ora sono pronte per i venti di Hel. Mira questo magico punto luminoso con le lame e lanciale! Ora mira la trappola del vento con le tue lame. È quella piccola sfera che penzola al centro della porta. La vedi? Ora puoi assorbire e rilasciare i venti di El ogni volta che vuoi. Quindi grazie, prego e arrivederci. A volte mi chiedo se il suo cervello abbia subito qualche trauma. Siamo stati via troppo. Attento!
Non riesco a togliermi le tue parole dalla testa. Zeus era tuo padre? Non ora. Pensiamo ad andarcene da ella. Su questo non ho da ridire. Mi limiterò a riflettere su questa perla in silenzio.
Ce l'hai fatta! Ora torna subito da tuo figlio!